ripeto, il giudice è la signora Ilaria Biondi de Ciabatti, giudice italiano ma che viene dal Perù. All'appello manca ancora un concorrente della categoria Junior Handler da 7 a 11 anni. Abbiamo 7 binomi nel ring d'onore. Sugli 8 finalisti. Dunque, i primi due binomi sono con Cocker e il giudice analizza in questo momento l'affiatamento tra Handler e il suo cane. Alaskan Malamut nel ring d'onore in questo momento. Adesso c'è la visione da parte del giudice in statica. Ed ecco il prossimo binomio. Un bassotto standard. Con la valutazione degli appiombi degli arti da parte del giudice. Grande passione da parte dei giovani Handler per essere qua oggi a Expo Internazionale Canina di Pisa 2016. Adesso è il turno di un Welsh Terrier. Con la sua giovanissima Handler, mentre è arrivato anche l'ultimo binomio in gara per questa fascia di età dai 6 agli 11 anni. A seguito di questa prima selezione, il giudice sceglierà i 6 cani, le 6 binomi finalisti. Adesso un Jack Russell nel ring. Settimo binomio nel ring per Junior Handler dai 6 agli 11 anni. Un altro Cocker.
Ed ecco il cane cinese crestato, ultimo binomio per i junior handler dai 6 agli 11 anni. Il giudice Ilaria Biondi De Ciabatti adesso sceglierà i 6 finalisti. Ultimo giro degli 8 binomi di questa prima categoria. Un applauso, grazie. Eccoci. Dunque, questi sono i 6 binomi scelti dal giudice Biondi De Ciabatti per la fase conclusiva della categoria Junior Handler da 6 a 11 anni. Si procede adesso al controllo della dentatura. Tutto questo per valutare l'abilità dei giovani handler nel mettersi a disposizione del giudice. Vediamo anche il Jack Russell. E il Chinese Crested Dog. Un altro giro richiesto dal giudice Biondi De Ciabatti. E complimenti ai 6 giovani handler che stanno dimostrando grande passione per questa attività e per i loro cani. Ultime richieste da parte del giudice. Adesso vengono messi in ordine di altezza.
E abbiamo il vincitore della categoria giovani handler da 6 a 11 anni con il secondo e il terzo arrivato. Anche gli altri tre si possono portare nella zona del podio per ricevere la coccarda in premio.